Buongiorno ragazzi, buon mattino, bentornati sul mio canale YouTube, io sono TurfoMix e siamo quest'oggi con FIFA 23. Abbiamo appena preso i regali, i premi della Squad Battles e adesso andiamo subito a vederli insieme entrando direttamente nel negozio e vedendo cosa ci ha riservato, cosa ci riservano questi pacchetti che ci hanno dato. Con la Squad Battles, sono quelli che settimanalmente ci vengono accreditati. La domenica dovevo ancora aprirli, li apriamo oggi insieme. Allora, vediamo: due pacchettini, uno da 24 oggetti e uno da giocatori 12. Apriamo i 24 oggetti sperando nella sorte, nella buona sorte, nella fortuna. Ma noi sapete che non becchiamo mai niente di positivo. Diamo un'occhiatina adesso, vediamo che salta fuori. Giro la ruota, direi che non è niente di particolare. Arriviamo a 8. Oh, Mendy, portiere 86. Questo è un signor portiere. Premier League. Questo è un signor portiere. E mi sa che vale anche qualche soldino. Diamo un'occhiatina intanto cosa mi ha trovato. Anche Schär, svizzero. Va bene. Dove gioca Schär, svizzero? Premier League anche lui. Come anche Mendy e come Cornet, tre giocatori della Premier League, ragazzi, non sono mica male. Abbiamo anche però 5 doppioni. Vediamo i doppioni che cosa ci salta fuori. Oh, Madonna, abbiamo dei giocatori. Ok, vediamo qua. Abbiamo ospiti, Marittimo, tema dello stadio, inno della squadra del Spiegel Greuther Fürth. Oh, di tedesca? Non lo so. Qualche allenatore, qualche modifica ruolo, va bene. Vediamo di riuscire a vendere. Oh, questo 1000, ragazzi. Direi che partenza 1000 è un ED, è veloce, potrebbe darci qualche piccola soddisfazione. 3008, 3000, 2007, 3006, 3100. Questo lo vendono 2002, ragazzi. Lo vendono 2002, ragazzi. 2005 è il prezzo più basso fino adesso che ho visto. 2005, 2006, 2005 lo vendono sempre a. Vediamo, 2100, 2000. Non vedo meno di 2005, non ho ancora visto prezzo finale 2000. Ma io, ragazzi, per non saperne leggere né scrivere, lo piazzo a 2004. Poi si vedrà che cosa capita. Va bene. Poi abbiamo con Gallo Guedes, attaccante. Questo mi sa che non ci dà tante soddisfazioni. 1300, 1100. Ragazzi, 80.000. Ma chi è quel pazzo che lo mette a 80.000? Va bene, 1.000, 1.300, 1.300, minimo fino adesso ho visto, mi sembra 1.100, ragazzi, 1.100, meno di 1.100 non ho ancora visto, non c'è qualche pazzo scatenato che lo mette a prezzi inferiori, va bene, lo mettiamo anche noi a 1.100, anzi lo mettiamo a 1.000 così, no, non si può, 1.000, ah niente, meno prezzo minore è 1.100, ragazzi, e facciamo 1.100, mettiamolo a 1.100, vai. Tanto ragazzi, vi devo ricordare tutti quanti, che vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che lasciano un like, che lasciano un commento, grazie di cuore a chi si iscrive, ai nuovi iscritti e anche ai vecchi iscritti, mi raccomando, continuate a supportare il canale perché il canale ne ha bisogno e lo aiutate a crescere con le vostre iscrizioni, i vostri commenti, scrivete quello che volete, qualsiasi cosa, un aiuto, un consiglio, una domanda, tutto quello che volete è permesso, io leggerò tutti e risponderò a tutti quanti come sempre faccio, anche magari dopo un giorno o due, dipende anche dal lavoro, dei miei impegni, ma state tranquilli che risponderò sempre a tutti. E poi volevo fare un saluto particolare degli amici YouTuber, Tanto salutiamo Lupo del Tubo che lui non porta giochi di sport, giochi di calcio, ma porta giochi di motori, simulazioni di motori, di auto, di camion, tutte queste cose che hanno a che fare con i volanti, con i motori in genere, quindi tutto quello che riguarda questo argomento sul suo canale YouTube. E poi salutiamo tre amici che portano invece giochi di calcio, Alessandro Gamer che porta FIFA e anche eFootball sul suo canale YouTube e Burneo. E Football lo porta anche lui sul canale YouTube, mentre abbiamo Stefano Ferrari DJ che porta e Football, ma su Twitch tutti i giorni, forse quasi tutti i giorni, con le sue live. È molto bravo, dovrebbe essere in prima divisione. Seguitelo perché è bravo. Seguite tutti quanti, e Burneo, Stefano Ferrari DJ, Alessandro Gamer, Lupo del Tubo, sono ragazzi simpatici, vi faranno divertire. Sicuramente qualche contenuto che a voi piace tra i loro lo troverete. Il loro indirizzo li trovate nella mia sezione canale, ovviamente. Allora, continuiamo a vendere Aranguiz. Aranguiz invece sarà scarsissimo. Lo mettiamo qua, 1.700 prezzo 1.400. Qui c'è un 3,50, va bene.
È 1000, lo vendono a 1900, 750, 600, ragazzi, questa è una ciofeca. Lo mettiamo anche noi a 600, sperando in un futuro migliore. E poi abbiamo Trimmel, l'allenatore questo... Chi cavolo vuole un allenatore del genere? A quanto sta questo allenatore qua? A 250, via. Lo mettiamo anche noi a 200, così lo vendiamo subito. E invece ci rimane Trimmel. Trimmel è un'ada, abbastanza veloce, comunque buono in difesa, buono nel dribbling, passaggio, tiro, è tutte caratteristiche abbastanza decenti, quindi potrebbe essere un giocatore che un minimo di mercato può averlo, 850, 600, no, non ha un minimo di mercato, una ciofeca anche lui, lo mettiamo anche noi a 600 e lo mettiamo in vendita. Tutto il resto ce lo teniamo, abbiamo detto che abbiamo, sì, vediamo cosa vendono, cosa vendiamo Mendy, tanto per curiosità, eh. Per curiosità, Mendy cosa si vende? 16, 17. Là sono 14,50, sono arrivati. E invece questo giocatore qua, quanto lo vendono? Questo quanto lo vendono? Vediamo. 11. Ma. Mendy è forte come portiere. Non mi ricordo che ho in Premier League. Magari Mendy possiamo anche venderlo. Va bene, mettiamo tutti quanti in saccoccia i miei pacchetti e abbiamo ap da aprire un altro pacchettino. Giocatori 12, di cui 6 rari, ragazzi. Qui 6 rari su 12 possiamo trovare qualcosa di positivo. Vediamo. ED 82, Ottavio, portoghese. Dove gioca? Nel Porto, non ho visto bene la sua squadra. Si gioca nel Porto. Poi Flecken, Antonio. Diciamo che non abbiamo neanche un doppione. Però nessuno che gioca in Italia. No, in Italia abbiamo Dulicic che gioca nella Sampdoria. Francia, Inghilterra, Francia, Norvegia, Germania, Portogallo. Va bene. Teniamo tutti i ragazzi qua, che magari ci fanno comodo. E andiamo avanti così. Volevo vedere in Premier League che abbiamo per capire se vale la pena o no. Basta, qui non c'è altro da fare. Abbiamo 25.000 crediti, che non sono pochi. E abbiamo, vediamo un attimino i trasferimenti. Nella nostra formazione, diamo un'occhiatina nel club. Nel nostro club che abbiamo come portieri. De Gea 87 nella Premier League, quindi possiamo anche poi anche Loris 87, ragazzi, possiamo anche provare a venderlo ora. Mendy possiamo anche provare a vendere, ci dava abbastanza, quindi possiamo provare a vendere Mendy. Allora, era così, metti sul mercato, invia trasferimenti, invia la lista trasferimenti, andiamo a vedere subito quanto ce lo propongono. No, non bisogna uscire da qua, bisogna fare così, torniamo indietro, non così, ma io sbaglio sempre, principale, ok, trasferimenti, mercato, vediamo Mendy a quanto possiamo vendere il ragazzo, è questo, no? Ok, mi sembrava che qua facciamo così, vediamo. 15, sì, 15 sì, quindi vediamo un attimino. 13, no, 13 no. 13, 50 no. 14 no. 14, 250 no. 14, 5. Ragazzi, 14, 5 si può anche, vediamo se c'è qualcuno che lo vende. Mettiamolo 14.250 e siamo sicuri che lo vendiamo. Allora, i trasferimenti, andiamo a prendere il nostro Mendy che dovrebbe essere qui da qualche parte e lo mettiamo 14.250. No, si fa così, si fa azioni. Ok, lo facciamo così. Mettiamo sul mercato, vediamo se lo vendiamo a 14.250. Io direi che possiamo anche riuscire a venderlo tranquillamente perché il prezzo minimo è quello. Allora, andiamo a farci qualche partitina.
Andiamo a giocare ovviamente nelle Division Rivals, perché noi siamo dei Division Rivals, siamo sempre in ottava divisione, siamo sempre ai blocchi di partenza, ragazzi, non si va avanti in nessuna maniera. E vediamo subito la nostra formazione, intanto com'era, perché non mi ricordo chi abbiamo in questo momento, se abbiamo squadra del campionato italiano o qualcosa. Sì, abbiamo. Ah, intanto abbiamo Milenkovic-Savic che è infortunello, quindi andiamo subito a dare un'occhiata. Eh sì, ha preso una botta, qualcosa del genere. Vediamo se riusciamo a curarlo così. Con due turni sì, si guarisce e dovrebbe essere a posto. Tutti gli altri sono ok. Giochiamo con le due punte. Abbiamo fatto qualche modifica. Abbiamo messo la formazione a due punte, quindi abbiamo tolto Tonali e abbiamo messo davanti, ovviamente, Ciro Immobile in coppia con Lautaro Martinez, tenendo sempre come AS e come AD Icone molto forte. E ovviamente Leao, centrocampo Barella e Milenkovic-Savic che se la giocano. Io direi però a questo punto di spostare i due e farli così. Barella mi piace di più a destra. Poi abbiamo ovviamente Tomori e Skriniar, due bombe in difesa davanti a Maignan, che forse è uno secondo me dei portieri più forti in questo momento, sicuramente del campionato italiano su FIFA, ma a livello magari europeo sicuramente è uno dei più forti. Division Rivals, entriamo subito, vediamo chi ci mette di fronte oggi Electronic Arts. Avanti, sì, giochiamo. E cerchiamo di scalare questa famosa divisione. Siamo sempre in divisione 8 da un po' di tempo, non riusciamo a andare avanti. Ora il ping, ragazzi, è buono, 18-20, il nostro avversario, quindi dovrebbe essere fattibile. Vediamo chi si trova. 18-20. Intanto io mi faccio un sorsetto di acqua purissima, freschissima. E aspettiamo con ansia, ma sembra che quest'oggi nessuno voglia giocare con noi. Pochi secondi e vediamo se troviamo qualche avversario, ma non so se era lì la linea. 56-60 millisecondi stanno. Sono troppi, eh? Niente, il timer è scaduto, non so perché, non so che è successo. Riproviamo, ragazzi, vediamo se troviamo qualcun altro che gioca. Probabilmente oggi è una giornata che nessuno vuol giocare. Vediamo. Ping 14. Ok, vai. Questo è un ping veloce, vediamo se becchiamo. Oh, ho trovato qualcuno subito al volo. Questa volta ho trovato probabilmente un divisione 1, unico disponibile, e quindi ce lo sbatte contro e facciamo una figuretta non indifferente. Brasile, giochiamo contro il Brasile, ragazzi. Vediamo, la squadra praticamente Real Madrid, Osimità, è un misto perché ha giocatori che giocano nel campionato italiano, giocatori che giocano nella Lega, nella Liga, nella Premier, quindi probabilmente è un misto con dolci. Con 11 di partenza degli Young Boys. Maignan per la porta. Difesa che vede l'impiego di Theo Hernandez con quadrato lungo le corsie laterali. Barella insieme a Milinkovic-Savic in mediana. E in attacco Lautaro Martinez accanto a Ciro Immobile. Ah, quasi quasi. Chessy la gira su Danyuma. Osimhen Bravo, bravo il nostro perdono il avversario. pallone. Riflettori puntati su questo giocatore oggi, alla presenza numero 100 con questa maglia, una cifra che comincia a essere interessante. Ah, Madonna, Credo che si priveranno di un non è giocatore del genere passato. tanto facilmente. Tutte le volte che il tecnico l'ha mandato in campo è stato ripagato con prestazioni di livello. 100 presenze non saranno tantissime, è vero, ma è solo l'inizio. Osimhen ci prova, Madonna, Osimhen Osimhen da là. Va porta il vantaggio. bene. Bravo Osimhen, mi ha fatto il gol dall'angolino. Me l'ha messa nell'angolo opposto. Il portiere, sì, da qua vedete, ha anche caricato il tiro in maniera incredibile. Ha caricato anche il tiro. Io ancora non ho capito come caricare il tiro. Cioè, lo faccio, ci provo, ma non sono poi così. Riceve Milinkovic-Savic. Rafael Leão.
Milinkovic-Savic. Madonna, ragazzi, che fallaccio stavo per tirare. Io non riesco a fare gol, ragazzi. Non riesco a fare gol da qua. Non sono bravo a fare gol. Barriera. Super. Madonna, che paratona che ha fatto il portiere, ragazzi. Che paratona. Va dentro Barella col corner. Intervento così, palla ancora pericolosa. Bellissimo, cazzo, che gol, ragazzi. Da fuori area nell'angolino, bellissimo questo gol. Leao. Leao l'ha messa dentro in angolino, molto bene. Sì. Cerca il lancio lungo. Il nostro avversario non è che sia tanto forte. No, Pirla che sono io, l'ho messa fuori. Va bene. 1-1, ragazzi, abbiamo partito con Leao, un bellissimo gol da fuori area su calcio d'angolo, una sleppona pazzesca che è finita all'incrocio. Il nostro avversario non ce l'ha fatta vedere, ovviamente, incazzatissimo per il gol che ha preso, non ha voluto farcela vedere. Il nostro avversario sta pensando a una mossa, da una contromossa, sicuramente dopo che ha preso il pareggio non vuole pareggiare, vuole vincere e sta pensando a cosa fare. Pensa, magari fa anche una pisciatina veloce, non so, non si capisce cosa vuole fare. Cioè, non è che dopo 10 minuti puoi cambiare la squadra perché sei 1-1, non è che perdi 8-0 e dici devo cambiare squadra, devo cercare una soluzione. Bah, va bene, ogni persona gioca alla sua maniera. Magari si ferma solamente perché vuole cercare di destabilizzarci, ma questo con noi non succede. Che sì. Servito a Rauco. Controllano molto bene il possesso del pallone. Il palo con questa palla. Ah, questo qui ce li piace fare i tiri così, eh? C'è il vantaggio, giusto non interrompere. Quadrado. Intercetta bene il passaggio. Bravo. E non era facile. Bravissimo. Palla regalata. Raffaele Leao. I Young Boys avanzano sulla tre quarti avversaria. Gran tiro, la tiene senza. Io non riesco a fare il tiro veloce, ragazzi, quello forte, non sono bravo come i nostri avversari. Occhio a Benzema. Tackle efficace, pallone recuperato. Ah, peccato. Non sono riuscito. Capisce tutto e recupera bene palla. Il nostro avversario sicuramente è più bravo, eh. E se lui va là e tira, lo so io che lui va là e tira. Attraversano al centro. Decisivo l'intervento del difensore. Lautaro. Palla tra i piedi di Lautaro. Girano il pallone per aprire la scatola difensiva avversaria. Tiro respinto. E io tiro, ragazzi, ma il nostro avversario recupera palla intercettando bene il pallone. No, Madonna, no. Spazio per andare, prova a far partire il tiro. Attento. Che culo di merda che ha avuto questo. Gli è finita in bocca, ma dai, non è possibile avere un culo così. Contro di me hanno tutti un culo tremendo. Io non riesco a capire perché contro di me hanno tutti un culo che non finisce più. Non si è capito a chi volesse dare. Non si è capito, si è capito, sì che si è capito, via.
Non fare passare il bastardone. Sì, va bene. Ormai. Quando mi fanno dei gol di merda così, ragazzi, poi mi viene un nervoso, non riesco più a giocare. Non so, è una cosa che mi viene così distinto, mi viene un nervoso e mi fa solo incazzare per quello che gioca, per come si è messa la partita. Che sfuma, ottima lettura difensiva. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni, come dimostrano le percentuali sul possesso palla. Stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco. Il giro palla è perfetto. Vedi, non forzano mai la giocata e aspettano il momento giusto per verticalizzare. Qua tiro da qua. Occhio qui, può concludere. Niente da fare. Si è messa sui binari sbagliati e adesso non la recupereremo più. Purtroppo FIFA è così anche, quando ti fa delle azioni poi ti viene anche nervoso. Quadrato. Palla consegnata a Barella. Ciro Immobile. Raffaele Alves. Purtroppo. Ma dai, ma l'avevo presa io però questa, Palla per Benzema. Palla vagante adesso. Si andrà avanti ancora per un minuto. Raffaele Leão. La sfiga, Primo tempo che va dunque in archivio. Le squadre tornano. Niente, ragazzi, è andata così. Primo tempo è andato bruttissimo, 4-1. Abbiamo pareggiato subito 1-1. E quindi sembrava anche possibile riuscire a fare qualcosa di positivo. Poi in realtà abbiamo preso dei gol in maniera incredibile. Cioè, il primo che ci ha stroncato le gambe è stato così. E quel gol su 2-1 ci ha stroncato tutto quanto. E adesso cerchiamo di recuperarla, ma 4-1 non è tanto facile da recuperare. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Jonathan Iconi. Raffaele Leão. Milinkovic-Savic. Attento. Io tiro da schifo, ragazzi, non so fare tiri potenti. Riconquista il pallone con un buon intervento. Milinkovic-Savic. Poi la sfiga che ho io, Zielinski. Riconquista nel possesso recuperando il pallone. Milinkovic-Savic. Attenzione Immobile con questa Madonna! Ma che sfiga che ho! E spazza via. Quadrado. Madonna, non riesco neanche a tirare, non riesco. Provano con il pressing. Bravo. Palla molto interessante. Cos'era? È venuto male, ragazzi. Io non riesco ancora a tirare bene. Hernandez. Raffaele Leão. Madonna, non sono riuscito a prenderla. Madonna. Purtroppo. Mia, niente. Stiamo giocando, ragazzi, stiamo giocando, ma. Sì, io non riesco a tirare. Ragazzi, aiutatemi, come faccio a fare un tiro forte? Io ho provato a premere contemporaneamente L1 e anche il tiro, ma non me lo fa forte, non riesco a capire. O sbaglio i passaggi del tiro, questo qua adesso famelina, dai, famelina su 4-1, ma fai schifo, fai, non ti vergogni. Da Numa scambia con Osimhen, ottimo tackle, riconquista palla. I culi ce li ha tutti, ha tutti i culi questo qua, comunque tira forte, lui probabilmente ce la fa a fare i tiri forti, io non ho ancora capito come si fa. Il portiere, pericolo. Che sì.
posizionato qui. Lui tira forte, ragazzi. Come cacchio fa? Qualcuno mi dà un consiglio. Cosa fa? Pausa? No, io non cambio nessuno, ragazzi. 4-1, voi consumo anche del 4-1 sedicesimo, voi che consumo dei contratti per fare 4 gol, 3 gol. Diventa impossibile la cosa. Giochiamocela fino alla fine, venendo di riuscire magari a fare qualche azione, provare a fare un gol, tanto per vedere un po' di fare pratica. Devo imparare a fare il tiro veloce, non sono ancora tanto capace. Milinkovic Savic, Rafael Leão ha interrotto un'azione pericolosa. È fallo questo qua, brutta bestia. Ma io non riesco a fare un gol da qua, porca troia. Tiro respinto. E il pallone se ne va via. Madonna. Riesco a fare qualche passaggino, ma poi... Butta bene nello spazio. Quadrado. Osimhen. Che errore. Vai, bravo. Deve ringraziarlo. Che gol si è mangiato. Pier, ma i tifosi qui in tribuna stavano già per esultare. Regola del vantaggio. Regola del vantaggio, ma buttalo fuori questo. Cazzo, ma sono fallosi. Quadrado è. Quadrado è falloso come una bestia. È sempre lui. No, non metto in pausa. Ha chiesto la pausa questo. Ancora una pausa. Che devi fare? Mangiare melanzane crude per colazione? Dai, su, dai, con sta pausa. Vinci 4-1. Che cacchio metti in pausa? Ma giocatela fino alla fine. Cambiane uno e gioca. Ma la gente... Io non la capisco. Sembra che sia la loro vita questa. La loro vita. Loro giocano... Vivono per giocare. L'unico scopo è andare avanti, vincere. Non so, gente assurda. Tocco per Quadrado. Buona, ecco, come mi... su un brutto passaggio. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Zielinski. Pemelina. Madonna, che gente. Pallone buttato via. Milinkovic Savic. Raffaele Ao. Cos'è stato? Non ho capito cos'è stato. Occhio al taglio di Di Maria. Dobbiamo rimangiarci tutto. Azione che sfuma. Gara che sta giungendo alle battute finali con una sconfitta pesantissima per la squadra di casa. Lo so che è pesantissima. Ha fatto un po' quello che ha voluto oggi Pier, penetrando nella difesa come un coltello caldo nel burro freddo, trovando il gol a ogni affondo in pratica. Tanti gli spunti di riflessione per il tecnico sconfitto, sperando per lui che sia finita qui, Immobile. Ma dai, siamo solo la parte opposta. Lautaro Martinez. C'era la potenza. Lautaro ha tirato, ma niente ragazzi, abbiamo beccato uno più forte, ovviamente, sicuramente più forte di noi, anche se fa un po' di melina, fa un po' lo sborone, ma ci sta, volevi... Va, che bastardo, ma dai! Perché non te ne vai a casa addirittura con Pullman? Zielinski. Ancora 3 minuti, prima del fischio finale. Ecco, sì, dai, continua a fare melina, che ti diverti, bravo. I tifosi stanno perdendo la pazienza, non accettano l'atteggiamento troppo rinunciatario della loro squadra. No, questo qua era un piccoglione. È stata protagonista di una prestazione ben al di sotto della media. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Opta per la soluzione centrale. Va, almeno un gol glielo fatto, ragazzi. E almeno gli facciamo... Fai pure Marina che ti diverti. Avessimo altri 10 minuti e le beccheresti, altro che. Vabbè ragazzi,
formazione di casa per... È stata una partita così, l'avversario sicuramente più forte, anche un pochino più stronzo, ma ci sta. FIFA magari per qualcuno è la vita, per qualcuno non c'è niente oltre a FIFA, per me c'è anche una vita, tutto il resto, famiglia, lavoro, eccetera, non c'è solo FIFA, ma qualcuno ragiona così. Comunque è andata a maluccio, 4-2 alla fine, è finita 4-2, abbiamo perso. Non è un problema, tanto siamo qua per divertirci, non certo per diventare top player. Non è questo il nostro scopo finale. Il nostro scopo è divertirci, fare belle giocate, fare belle partite, riuscire a fare qualche gol, magari fare divertire anche voi che guardate. Questo è l'unico scopo che io mi sento di dover realizzare. Divertirmi. Quando si perde ci diverto ovviamente un pochino meno. Comunque questo non è importanza. L'importante adesso è che io vi ringrazio tutti quanti per essere rimasti anche oggi con me in compagnia a vedere questo video. Se non siete ancora iscritti al mio canale, ragazzi, iscrivetevi, non costa nulla e mi date una mano a farlo crescere. Ovviamente se vi piace l'episodio, la serie, vi è piaciuta, vi siete divertiti in mia compagnia, lasciate anche un like. E detto questo, vi ringrazio ancora una volta. Ci vediamo, ci sentiamo, ci ascoltiamo col prossimo appuntamento sempre qua sul mio canale YouTube e con FIFA 23 Division Rivals. Anche oggi siamo sempre e restiamo in ottava divisione. Ciao a tutti ragazzi da Tufo Mix. Ciao.